ciao a tutti, mi chiamo Vlada4, Glent, Kravikov e guarda lo scivolo di questo video! Guardate questa enorme piscina! Non riesco nemmeno a immaginare quanti litri d'acqua ci siano! Kravikov, quanto pesi? Oh, secondo i miei calcoli più o meno 6 tonnellate. 6.000 litri! 6.000 bottiglie da un litro, molto! Guardate anche, abbiamo questo scivolo! Finora è asciutto e non è scivoloso, ma tra un po' lo riempiremo di acqua e sapone e diventerà incredibilmente scivoloso, come una pista di pattinaggio in inverno, e cadremo in quella piscina. Inoltre oggi ci saranno molte challenge, varie battute e prove. La produzione a 4 sta dietro le quinte, conterà i punti che noi otterremo in queste challenge, e chi ottiene il maggior numero di punti per questo video prenderà il jackpot. Sarà molto insaponato! E io sono una stella marina! Bene ragazzi, abbiamo preparato completamente lo scivolo, abbiamo versato un mucchio di litri di sapone e l'hanno riempito d'acqua, e allora finalmente è giunto il momento di fare la prima caduta nella piscina! Ragazzi, chi lo farà? Non io! Allora vado a fare una prova, devo scendere per primo. Allora ragazzi, sosteneteci con un like. Ora farò la prima manche. Dai ragazzi, un bel like a questo video in questo momento. Andiamo, facciamo come nei film. Dai. Sto resistendo. Non ti lasciare andare. No. Glent, non lasciarmi andare. Non lasciarmi andare. Kravikov, sei un traditore. Bello fresco. Sta a posto. Guardate, qui sto bene. Ok, ma è noioso spostarsi in quel modo. Quindi prendiamo gli oggetti d'esibizione. Tieni tu. Guarda, ho una mini barca. Ci vado io. Bella, tirati su, uscita per due. Kravikov, andiamo. Bene ragazzi, sono tornato dritto da lì e ve lo dirò, è stato molto veloce. Dai, contiamo fino a tre. Ragazzi, come salvare Kravikov? Non lo so, temo che se ti prendo cadremo insieme. Resta giù. Va bene, Glent, forza. Dai, vado sulla io. Mini barca. È andato. Che velocità, ragazzi. Need for speed most wanted. Guarda, ragazzi, ho un enorme trampolino. Questo è per due, Vladone. Quindi no, voglio andare da solo. Guardate quanto è grande. Allora ragazzi, sono pronto. Dai, dai, Vladone. Dai. Su, dai. Wow, che figata. Pazzesco, sono quasi rimasto asciutto. Ma ora voglio saltare sul tappeto, sull'acqua. Questo è quello è che un non trampolino fatto. Sì, non l'ho mai fatto prima. Wow, cavolo! Wow. Che figata, Vlad! Davvero! Salta su! Ora, attento, attento, piano, mi metterò dentro. Uno, due, tre! Dai, tieniti, forza! Fermo, resisti. Fermo, attenzione! Andiamo! Andiamo a prendere Kravikov! Uno spara! Il secondo controlla! Nuotiamo! Stiamo remando forte! Dai rema, ci siamo quasi! Dai Kravikov, solo fai molta attenzione, stai per favore! Stai saltando sulla mini barca, a forza! Sì. Ok, errore! Dai, forza! No! Vai via! No, Kravikov! No! Urrà, non ho più un amico! Quindi chi è l'ultimo a salire in cima è un loser! Kravikov, no, non interferire! Vlad, diglielo tu! Ma no, Kravikov non è più mio amico! Mi affronta costantemente, mi prende in giro! Come si sale più in alto? Non lo so! Vattene da qui! Ho buttato giù Kravikov, bene! Santo! Ecco, sono il primo! È stato fantastico! Ragazzi, siamo saliti con Glent per primi, quindi dov'è Kravikov? Loser! Perché sei l'ultimo? Ma frittelle, gente, abbiamo ancora un enorme granchio! Scendiamo con lui! È per due persone! Wow! Guarda, puoi andare!
pancia in giù. Aspetta, pancia in giù, che ti aiuto. Bene, io sono sul granchio. Sei pronto? Accidenti, no, non sei sono pronto. Sono pronto, sono dritto. Vai, frittelle. È stato fantastico. Quindi torniamo indietro. Accidenti, pensavo sarebbe peggio. Ho schizzato tutta la fotocamera. Kamikov è caduto. Quindi ragazzi, si scopre che non è una mini barca, ma sono degli sci. Conta forza. E uno. Ok, dai Glentino, ci sono qua. Vai Blandone. Dai Glentino, vai. Allora, andiamo ragazzi. Sui mini sci. Ragazzi, consiglio a tutti di provarla, era proprio come uno sciatore reale. Datemi un fenicottero gigante. E che cos'è? Ora vedrete ragazzi. Bello. Allora, il più grande salto proprio sul fenicottero più grande. E andiamo, andiamo. Che potenza, mi hai spostato come si deve. Bagnato. Questo è fantastico. Quindi Kamikov usa una valigetta gonfiabile. E uno, due, tre. No, 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 non si può. Allora, abbiamo guidato tutto ciò che potevamo. Lo scivolo è realisticamente scivoloso. Ora verseremo ancora più sapone, ancora più acqua. Infine inizieremo le nostre challenge e combatteremo per la vittoria. Andiamo. Ragazzi, ora avremo una competizione per i punti. Primo compito, vedi, c'è un bottone rosso alla fine di questa piscina. Questa campana, cosa bisogna fare? Dobbiamo fare... premerla. Ora avremo una corsa in navetta. Al conto di tre, allo stesso tempo, rotoliamo giù per lo scivolo. Ci facciamo strada attraverso la piscina. Ognuno di voi deve premere il pulsante e tornare qui. Il primo che viene qui ottiene un punto. Puoi già contare su di me. Uno... no, andiamo senza di essa, andiamo solo uno, due, tre. Ehi! Attira il tracciolo, intracciolo, fratello! Aspetta, aspetta! Sì! Frittelle, sono primo! Oh, per fortuna ho iniziato ad andare in palestra! Ragazzi! E per cosa state combattendo? Solo per interesse sportivo! E Glenn è il secondo, Kamikov il terzo. Accidenti, hai scelto una tattica spettacolare, diamine. Si sono fortunato che nessuno mi abbia seguito. Stavo correndo in questo modo, Glenn, per favore. Kamikov mi ha appena preso a calci, ora mi vendicherò. Ragazzi, ora ci sarà un altro round. Ma ora non dobbiamo toccare i bordi della piscina. Dobbiamo immediatamente agganciarci a un pezzo di legno sullo scivolo. Oh! Ci con Kamikov! Frittelle! No, Kamikov! Bene, ragazzi! Come? 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 In questa grande battaglia ho guadagnato 2 punti in 2 round! Mi avete visto salire su Kamikov in modo epico! Quindi, ragazzi, ora è il secondo gioco, più interessante per noi! Si chiama Butta Fuori! Ognuno di noi si gira verso il bordo della piscina. Contiamo fino a 3 e la persona deve arrivare qui. E quando arriva qui il timer si ferma e l'uomo fissa il suo tempo. Ma non è così semplice. Abbiamo questi palloncini d'acqua gonfiabili con cui lo colpiremo. Bacino per ogni persona. Bene, vediamo chi avrà il miglior tempo. Kamikov non è stato affatto fortunato, voglio solo il suo. Oh, guardate. Ecco, per molti colpi. Allora, bisogna prendere subito una palla rossa, beh, capisci perché. E io prenderò il colore dei light. Allora, Kamikov, sei pronto? Sì. Verso il bordo della piscina, dritto al confine. Gli scalini sono al loro posto. Però non puoi toccare il bordo della piscina, subito qua. Allora, sei pronto, Kamikov? Sì. Uno, due, tre. Cronometro partito. Sta perdendo tempo, guardalo lì. Sta sgambando, guarda. Il tempo passa più veloce. Accidenti, Kamikov ha scelto la tattica sbagliata. Forse sta aspettando che finiamo tutte le palline. Non lascia che aspetti. Bene, Kamikov, salirai, Oh, va, va, va. Su. Oh. Questa è la bombolona che terrò per dopo. Kamikov viene l'anno prossimo? Oh. Vicino a me, ben fatto. Kamikov, ci stai.
gestisce il tempo sbagliato. Da qualche parte intorno a un minuto mi pare già. Sta cercando di farlo. Che frittella che sei. Prova. Davvero proprio. Ok, arrampicati dai. Non posso saltare. Ho i crampi alle gambe. Beh, prova, salta. È stato lì già da 2 minuti. Ma ragazzi. Ok, lo aspettiamo. Lasciatemi risalire. Salta, 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 dai. Salta. Kabikov, beh. Oh, oh, oh. Paura. Bene, mi sono già stufato. Lasciamolo vincere. Vincere? Forza. Ragazzi, non salirete neanche voi. Lascia che vinca, lascia che vinca, forza. Lasciamolo vincere. Se sono passati 3 minuti e è già caduto da qualche parte. Oh, si sta arrampicando, si sta arrampicando. Accidenti, Kabikov, sei talmente divertente. Oh. Forza, fucilazione, fucilazione! Oh. Ultimi 3 proiettili, Vladone, andiamo! 1, 2, 3! Bene, ma le palle sono finite! Dammi 5, dai! Oh. Traditori! Traditori? Queste sono le regole del gioco! Vediamo il tempo, il tempo! 4 minuti, Kabikov! 4 minuti e mezzo! Capito! Bene, ora Clentino, credo sia il tuo turno! No, dai tu, dai! Sasso, carta, dai. Forbice! Vince questa! Vittoria. Sasso, carta, forbice! Sasso, carta, forbice! Sì! 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 Pietra, pietra! Voleva un taglio di carta! Allora? Avrò una vendetta! Sì, e Glenn si vendicherà di me con Kabikov! Penso che ci riuscirò perché ho sempre amato fare le trazioni sulla barra orizzontale. E comunque il compito principale è qui. Sì, i palloncini d'acqua fanno male e sono spiacevoli. Sono completamente d'accordo con questo, ma bisogna sopportarlo. Dai, dai, abbiamo sentito tutti! Qui non è così scivoloso, aggiungiamo dello shampoo. Siamo praticamente pronti? Sì. Shampoo ancora! Va bene, lo farò, sarà solo una gioia per me. Va bene, lo farò. Ora toglierò il sapone dai guanti per renderlo meno scivoloso. Nessuno l'ha vietato. Dai, Glenn, ti stiamo già aspettando. State aspettando, stiamo vero? Stiamo aspettando, svegliati. Non siete pronti per questa velocità, ragazzi, credetemi. Beh, siete pronti? 1, 2, 3. Va bene, sopportiamo, sopportiamo. Bene, Kabikov, Kabikov, ti piace? Stop! Quanto? 38 secondi! Descrivi le tue emozioni! Accidenti, mi sentivo come se mi stessero bombardando da un aereo! Ok, ora è il turno di Vlad, 38 secondi! Oh, per Vlad ci sono più bombe, sono un delirio! Dato che Vlad non mi ha salvato, ovviamente glielo restituirò. Avete capito? I ragazzi saranno solo super cattivi con me in questo momento. Ho colpito Clentino così bene un paio di volte, penso che mi vendicheranno il più possibile. Sono pronto! Vladone? Sì? Ti ricordi quando mi avresti dato il sapone? Senza l'impianto! Dai, sì. Sono pronto! 1, 2, 3! Fatto! 23 secondi, 15 secondi di differenza, come hai fatto? Ragazzi, 4 minuti e mezzo di differenza, come avete fatto? Cercate di non farmi fermare per un secondo. Accidenti, 3 punti e preso, vincitore. Beh, racconta, sicuramente non è piacevole quando ti lanci i palloncini. Uno mi ha beccato proprio in faccia. Beh, io avevo paura per gli occhiali, quindi sono andato lentamente. I ragazzi sono già sul bordo della piscina, quindi inizia una nuova sfida. Potete prestare attenzione, i ragazzi hanno una cintura e una corda in comune. Bisogna arrivare a questa linea gialla, fare clic su di essa, ma non è così semplice perché hanno una corda e possono usarla per tirare se stessi. Qui è importante peso, forza, intelligenza e agilità. Pronti? Sì! 1, 2, 3! Così, 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 cosa vediamo? Un giocatore di nome Vlad a 4 è ancora in ritardo. Kabikov inizia con molta fiducia, inizia con molta fiducia! Oh, Dio, Dio, Dio! Allora, cosa vediamo? Vlad, in generale, è in vantaggio, lo vedo! Kabikov, tira la corda per impedire a Vlad di farlo! Così, Kabikov, mi tira! Kabikov, tira la corda! Resisti fino all'ultimo, resisti fino all'ultimo! Non ce la faccio! Fermato, ok, manca la corda!
Ok, ora aspettiamo a chi finiranno prima le forze. Alle mani di Kobikoff o ai piedi di Vlado a 4. Inizia un vero tiro alla fune! L'epicità sta crescendo. Kobikoff, Kobikoff, a quanto pare non può andare molto lontano. Kobikoff prende forza, molto probabilmente. Quindi eccolo che prende la corda per la riserva, in modo che ne abbia abbastanza per saltare. Questo è molto importante. Un sacco di corda! Il finale di questo gioco sarà inaspettato, ve lo assicuro, cari telespettatori. Vlad A4 cerca di contenere Kobikoff con forza, ma Kobikoff ha raccolto e ha mantenuto più corda, ha preso la riserva. E qui inizia un vero incontro tra due titani. Allora cosa stiamo vedendo? Vlad A4 non vuole affatto cedere. Tuttavia il quarto punto è molto importante per lui oggi. La riserva di corda di Kobikoff è ancora più grande, può provare ancora. Ma quante corde? Vlad A4 prende misure estreme, prende le corde da Kobikoff, non è ancora chiaro. Lo spingerà, sì, probabilmente. E molto probabilmente si spingerà da solo. Ragazzi, questo gioco sta per finire, è necessario fare clic sulla barra arancione. Proprio qui. Iniziano le offerte, chi lascerà andare chi? Ragazzi, un tal delirio, penso che sia necessario mettere mi piace in questo momento. Vlad si è liberato dalla corda e quindi Kobikoff inizia a piangere perché ha perso. Ecco qua. Che sfida, ragazzi. Kobikoff ha strappato la corda. In breve Kobikoff ha cercato di fregare e ha perso. Quarto punto, mi congratulo con te, giovane, tenuto con dignità. E forza. Sei il prossimo. Accidenti. Mentre i ragazzi salgono aggiungerò loro un po' di sapone. Ragazzi, siete pronti? Aspetta, mostralo. E questo è un imbroglio. Ha quasi vinto con me con tali tattiche. 1, 2, 3. Allora, forza, ragazzi, iniziano. Kobikoff ha un tacco, piccolo vantaggio perché ha partecipato al gioco e sa come funziona. Allora versiamo per bene. Kobikoff. Sorry, a essere onesti penso che potrebbe durare. Vorrei chiedervi di iscrivervi al canale, così inaspettato. Sullo sfondo c'è una lotta tra due titani. Vi prego di iscrivervi al canale, dopotutto gli iscritti sono importanti. Guardate questo design, figo. Allora Glentino, guardate, qualcosa è andato, sta andando. Ehi, guarda un po', l'unica cosa che riesce a fare è stare lì fermo senza muoversi. Allora cosa farai? Mi riposo. Ha solo una corda di base, ora impazzirà bruscamente, si arrampicherà e tu sarai seduto lì in fondo. Ma è un provolone che non riuscirà mai a portare su qui sopra. Beh, è possibile. Oh, ok, ragazzi, vi dico, Kobikoff è un broccione professionista, dico di dai. Ecco, mi sono strappato mezzo metro, Kobikoff. Guarda cosa! Cos'è questa manovra? Kobikoff vuoi uno spuntino sulla corda o cosa? Cosa sta facendo? Oh, sta andando via di nascosto! Signori, dov'è l'arbitro? No, Kobikoff, non te lo permetterò! Lotta per il vincitore! Qui si può soltanto vincere o perdere! Sta finendo le energie, gli sto strappando un centimetro! Sembra che Glenn sia in una posizione perdente perché ha una quantità limitata di corda e non può tirare! Kobikoff ha un attimo controllo sull'intera situazione sottostante. Glentino è sempre più in alto. Ma se Glent può farcela, è il salto finale. L'importante è non dargli corda. Ad essere onesti, ragazzi, sapete cosa farò? Sono pronto a non combattere il prossimo round, ma a dare il mio punteggio al vincitore di questo round. Chi vince ora riceverà 2 punti. Quindi Kobikoff sale sulla piscina. Ora ci sono 2 pesi massimi, le 2 migliori risate della galassia saranno sullo scivolo. Kobikoff è già sullo scivolo e Glenn compete il salto e... Dove? Ecco, cosa qui, premere? Qui, ecco la mia mano, qui è necessario fare click. Kobikoff, tira! Non ha premuto! Premuto! Sì, Glenn, premuto! Vittoria, 2 punti, 4-2-0. Io mi stavo guadagnando centimetro per centimetro quella corda. Vero rapace con questo salto finale. Non appena ho sentito che c'era una micro chance, dopo tutto sono saltato. Dai! Sei un provolone. Io e i procioni non siamo amici. Prossimo round. Quindi ragazzi, abbiamo contato qui e ci siamo resi conto che Kobikoff è fuori dal gioco. I numeri non mentono mai. Pertanto i ragazzi partecipano al round finale insieme e ottengono 3 punti per questo round. 3 ragazzi, si può vincere. In breve spiego le regole. Guardate, i nostri pezzi di legno sono diventati colorati, ma abbiamo 2 rossi, 2 gialli, 1 blu e 1 verde. Glenn e io
stiamo scendendo su un albero casuale e Capicoff in questo gioco sarà il presentatore. Lui, nonostante il modo in cui giochiamo e dove siamo, nomina senza guardare casualmente uno dei quattro colori e io e Glenn dobbiamo saltare su questo colore e rimanere su di esso. E quando Capicoff chiamerà blu o verde, inizierà una vera guerra lì. Accidenti, come posso vedere sarà divertente. Nel video ovviamente. Lo guardi nel video e metti là. Non dimenticate. Bene, prendiamo le nostre posizioni. Io so probabilmente che colore prenderà Capicoff. Quindi il gioco è iniziato. In breve ragazzi, se non avete capito, andate a vedere. Il round finale. Bisogna aggiungere sapone, compagno presentatore. Nessun problema. Sei pazzo. Vlada 4, per te qualsiasi cosa. E inizia l'acqua fredda. Il round finale. Wow. Tutto il sapone, tutta l'acqua, vai, forza. E iniziamo con il rosso, forza, forza, forza. Sono il re della collina. Su giallo. Quindi bene, il giallo c'è, verde. Non ci pensate nemmeno. Vengo da te. Oh, cambio le regole. Ok, tu sei sul blu e tu sul verde, dovete scambiarvi di posto. No! Devo pensare, ma come posso arrivare? No! Hai 5 secondi! No! 5, 4. Ok, lascia che lo facciano quanto vogliono, è molto divertente. Aspetta. Fermo! No! Grazie. Dobbiamo fare una pausa. Ok. Siamo sul verde. Ah, blu. Frittelle. A cosa stai guardando? Sì, qui dovevamo usare la tattica di attesa e continuavo a mettermi su tutte le furie. Capicoff, scendi con noi, salutiamo. Dopotutto questa è la fine di questo video epico. Congratulazioni. È stato fantastico. La cosa importante non è vincere, è partecipare. Bene. Ragazzi, svegliatevi! Capicoff? Cosa sta succedendo? Perché siamo incatenati? Siamo di nuovo in una prigione di cartone! Ma quante volte ancora finiremo in questa maledetta prigione? Ma per esperienza nelle carceri di cartoni so una cosa. Possiamo uscirne. Ragazzi, siete svegli da tempo? Mezz'ora circa. Oh, io di nuovo non ricordo niente. Perché indossiamo costumi diversi? Perché siamo in celle diverse? Perché voi avete un bagno e noi no? Non abbiamo un lavabo. Come ce laviamo le mani? Beh, troviamo un accordo. Noi vi diamo l'acqua, voi ci date il bagno. Va bene ragazzi, siamo una squadra. Non perdiamo tempo. Troviamo una via di uscita da ogni situazione. Cos'altro avete di interessante? Diamo un'occhiata in giro, abbiamo un armadietto qui. Ragazzi, avete già trovato un modo per uscire? C'è un grosso buco laggiù. È un ventilatore, ma le lame affilate sicuramente non ce la faremo. E se mettessi i materassi lì dentro e lo fermassi? Li taglierà. Sì, li taglierà. Allora, noi cosa abbiamo? Abbiamo una sorta di griglia. Ci sono altri prigionieri. Ragazzi, dannazione, questa catena mi spaventa. Accidenti. Perché non ce l'avete? Forse abbiamo una supervisione speciale? Ragazzi, accidenti, aiutatemi a toglierla. Che fare? Che pazzo, è super resistente. Ok, guarda, abbiamo questo lavabo. Vediamo cosa c'è là fuori. Sembra che abbiano chiuso l'acqua. Ma no, ragazzi, non abbiamo nemmeno il lavandino. Il vostro bagno funziona? Sì, lo sì, scarico funziona per noi. Accidenti fortunati. Una sorta di porta, fili, tubi. Oh, ragazzi, ci sono delle bombole. So di cosa si tratta. Questa è una bombola per raffreddare l'acqua. Freezer! Si raffredda istantaneamente a meno 45 gradi. Ho avuto un'idea su come rimuovere le catene. Raffredderemo la catena, diventerà fragile e la spezzeremo. Proviamo la prima soluzione. Sì, è così geniale. Tutti gli oggetti sotto raffreddamento diventano più fragili. Guardate, brina! Allora, pronto a strappare? Ecco. 1, 2, 3. È successo ragazzi, abbiamo rotto le catene! Dai, più veloce! Freddo! Guarda, neve c'è qua! La possibilità di fuga sono aumentate. Usiamo ancora questo congelamento in qualche modo. È una risorsa preziosa. Forse ne avete bisogno, no? Aspettate, se il metallo diventa fragile, forse funzionerà anche con la griglia. Ragazzi, ora proveremo a tagliare questa griglia con il freezer. È come la saldatura, solo al contrario. Il processo è in pieno svolgimento. Vedo già questi bastoni congelati. Adesso bisogna farlo anche dal sotto. Congelamento della bomboletta spray! Solo una cosa del genere può congelare diversi oggetti direttamente!
Nice! Wow! Ragazzi, siamo usciti noi! E noi? Beh, ragazzi, anche voi cercate una via d'uscita! Dammi lo spray allora, dai! Mi dispiace, è finita, Glant! Siamo andati a cercare una via d'uscita, semmai torneremo dopo a prendervi! Ma provate comunque a uscire da soli! Andiamo! Pensate! Sì, Rogue, ho capito tutto. Dobbiamo solo uscire da soli, senza l'aiuto di nessuno. Sì, ce la faremo. Diamo un'occhiata in giro. Sì, Rogue, forse riusciamo a rompere le sbarre e andiamo a prenderli. Bene, proviamo. Sembra molto grossa, non come la loro. Sì, davvero, molto difficile da rompere. Letti, cassetti, servizi igienici. E cosa c'è nel cassetto? Alcuni giornali strani. Buttiamole via. Wow, sono volati via! C'è ancora la ventola dietro di noi! Probabilmente abbiamo un solo modo per farlo, attraversare il ventilatore. C'è un pozzo di ventilazione, credo che l'uscita sia lì. Ma bisogna capire come fermare questa ventola. Sì, Rogue, hai qualche idea? Oh, Glant, guarda, ora ci provo! No! Cosa stai facendo? No! Che ho dovuto fare? Mi hai preso in giro! Ah, sì! Ehi, basta fare sciocchezze, ma dobbiamo pensare a come uscire da qui. Sì, Rogue, diamo un'occhiata in giro e proviamo a trovare qualcosa che possa aiutarci a fermare il ventilatore. Ho avuto una grande idea! E se prendessimo questa corda e la avvolgessimo attorno al ventilatore per fermarlo? Dai, proviamo! Vediamo quanto è lunga! Oh, penso che questa lunghezza debba bastare. Proviamo, se Yoga è un inventore. Cosa? A dire il vero, non credevo affatto in questo metodo. Scusa, Sirioga, ma pensavo non sarebbe funzionato. Se ha funzionato, allora, Sirioga, ho un suggerimento per te. Quale? Allora, tu sei su acquato da un po' di tempo, ma non hai mai chiesto agli spettatori di iscriversi al canale. E loro non ci ascoltano affatto, forse ascolteranno te. Lo sognavo da molto tempo. Ragazzi, voi che guardate e avete il pulsante rosso iscriviti acceso, fate clic su di esso in questo momento, perché forse potrei essere espulso dal canale. E tutto questo perché non ti iscrivi? Ti prego di fare clic sul pulsante rosso e iscriviti, te lo chiedo per piacere. Bene, fatto, ora sono sicuro di loro, possiamo andare avanti. Si iscriveranno? Si iscriveranno, sicuramente. Ok, allora andiamo. Vediamo cosa ci aspetta lì. Come si ruga, è coraggioso, lì è tutto così tagliente. Oh, oh. Perché ridete? Voi siete dietro le sbarre e noi siamo fuori. Chi siete? Siamo usciti da lì, non sappiamo come siamo arrivati qua. Non ricordiamo nulla, ma siamo in abiti a strisce come questi. Sì? E vogliamo uscire da qui. Beh, posso aiutare voi se voi aiutate me. Il costruttore di questa prigione era spesso con me, mi ha detto come... Come fuggire? Sì. Oh, utili informazioni. Bene, allora siamo d'accordo. Dai, la tua parola che soddisferà le mie condizioni. Beh, non abbiamo altro da fare, non possiamo tornare indietro. Beh, sì. Sì, è fattibile, cosa fare? Quindi ascolta, c'è un passaggio dietro questo muro. Se lo smonti entri nel corridoio. In fondo al corridoio si arriva alla sala di controllo. Per prima cosa apri la mia cella, numero 31. Ricordi? Numero 31, sì. Come avete aperto la mia cella, potete andarvene. Se non l'aprite, vi consegnerò. Oh, bello! Ci state? Beh. Sono d'accordo. Ok, ricordo. Camera numero 31. Sono pazzi! Calmatevi entrambi! Oh, questo è il capo, bisogna ascoltarlo. Camera 31, attraverso il muro come ha detto e poi lo liberiamo. Oh, guardate! Qui c'è un muro! E tu laggiù prendi la maniglia, si aprirà. Sono più forte, per 20 anni nessuno ha usato questo passaggio. Kevikov? Oh, è un muro rotante! Esattamente. Dannazione, ci si può proprio fidare di lui. Grazie, camera numero 31. Glant, vedo un lucchetto lì, andiamo. Un lucchetto? Non si apre? No. Certo, siamo in prigione. E cos'è questo? Oh, un altro tunnel. Oh, è una prigione a vita questa. Ed è stata la fine. Entra, vedi, fai quello che vuoi. Comunque, che cos'è questa stanza? Penso che sia una specie di seminterrato, puzza di spazzatura qui. Oh, giusto, ecco la spazzatura. Quindi questo è seminterrato, allora controlla la spazzatura e tu fai lo scheletro. Va bene. Spazzatura, spazzatura, spazzatura. Oh, accidenti. Non c'è niente. Come fai a non avere paura di toccarlo, Sirioga? Beh, è già morto, ho trovato una forma qui. Forse è una forma della chiave di quel lucchetto. Molto probabilmente. Ok, Sirioga, se hai usato a toccare lo scheletro, io entrerò nella spazzatura. Abbiamo bisogno di un cartone e coltello per fare la chiave sulla forma.
Dunque... questo non va bene, pezzo di legno. Oh, vedo un coltello, già ho trovato metà di tutto quello che mi serve, rimane solo il cartone. Oh, ecco che arriva il cartone. Su, dai, tagliamo la chiave. Tu sei un maestro nel fare tutto con le mani, quindi inizia. Per prima cosa ritagliamo un rettangolo più piccolo. Così. Perfetto, facciamo una forma adesso. Penso che ce la farai. Così? Ha funzionato, Sirioga, andiamo a controllare. Andiamo, puzza qui. Sirioga, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Andiamo. Follia! Gira, gira, gira il volante, chiudi più velocemente prima che nessuno ci salga dietro. È proprio come nei film, ho visto una cosa del genere. Quando da un lato l'interno e dall'altro l'esterno, il muro ruota come se nulla fosse successo. Porte nascoste, una tale svolta. E allora, dove siamo arrivati? Guarda, un armadio. Armadio, bene. C'è sempre qualcosa di interessante nell'armadio. Ah, così? Vuoto. Armadio vuoto in una prigione di cartone? No, non è vuoto. Sì, aspetta, solo un armadio. Non credo ai miei occhi, armadio vuoto in una prigione di cartone. Che cos'è? Oppa, questa è una roba seria. Forse sono delle cuffie, guarda. Follia totale. Forse è un telefono. Ci sono dei pulsanti, accidenti, guarda, c'è una specie di attacco qui. Aspetta, dammelo, accidenti. Questo è delirio al 100%. Una specie di tubo. In 12 secondi vedrò cosa c'è là fuori. Kabikov, aspetta, sei sicuro? Un po' di acqua si è versata. Aspetta, Kabikov, accendi, sono le mie mani. Ok, non c'è altra via d'uscita, ragazzi. Questa è l'unica cosa qui. Non voglio tornare lì, ci sono prigionieri, sono un po'... Insomma, questa è una specie di liquido antigelo, non lo so. Si è acceso e sembra allora, carburante. Un secondo. Kabikov, sono delle mani meccaniche. Wow, ragazzi, mi sento forte. Il secondo, guarda, il colore del secondo liquido è rosso. Vlad, quasi. Sì, andiamo, Kabikov. Ok, proviamo a rompere l'armadio. Bene, come ti senti? Adesso proviamo, dai, oppa. Kabikov, non vedo porte. Non voglio tornare indietro. Tocca dove le pareti sono vuote. Oh, c'è una stanza. Bene, mani bazooka. Secondo colpo, Kabikov, pompa un po' di più. Ho bisogno di più forza. Ok, forza. Così, cavolo. Kabikov, bene quei bazooka, riportali indietro. Forza, entra. Ho capito che cos'è questo. Sirioga, vieni qui. Questa è la stanza delle identificazioni. Qui c'è una stampante e un laptop. Sirioga, guarda, c'è un programma per comporre un fotorobot. A proposito, hai notato che vediamo incarcerati un po' troppo spesso? Sì. Ogni idea! Troviamo i nostri casi nel database adesso, facciamo dei fotorobot casuali e sostituiamo le nostre foto con i fotorobot. Tutto qui! Sarà difficile trovarci! Dai! Dunque, io creo me stesso, poi tu fai te stesso. Ok, prima le orecchie. Avrò delle orecchie enormi come un elfo. E pensa che se esistesse davvero un uomo così verrà catturato. Beh, questi non sono più i nostri problemi. Ok, Mento, devi scegliere un bel naso a patata. Così proprio. Come Kobyakov. Oh, davvero. Ora aggiungiamo le sopracciglia e rendiamoli più gentili, in modo che sia un peccato mandarli in prigione. Facciamo delle belle labrette, tipo come se stesse tremando qualcosa. Lasceremo gli stessi capelli in linea di principio. Non abbiamo bisogno di barba. Bene, tutto in linea di principio. Il mio fotorobot è pronto. Non è come me al 100%, ma sono sicuro. Ora lo caricherò nella base dati e sostituirò la mia foto con un robot fotografico. Ecco fatto, bene, ci sono riusciti. Sirioga, tocca a te adesso. Glent, guarda, sono alto 200. Mi chiedo se sia centimetro o millimetro. Ok, arrivo. Così, facciamo la testa. No, non mi piace l'acconciatura. Voglio fare gli occhi giganti per farlo proprio che sembri un criminale. Così, perfetto, ho finito. Ho aggiunto i brufoli in modo che, insomma, lo cerchino a lungo. Non vedo adulti brufolosi da molto tempo. Quindi, come si fa a caricare qui adesso? Ah, fammi vedere. Bene, Sirioga, batti 5. Mettiamoci al lavoro. Sirioga, questo è tutto divertente, ma non dobbiamo dimenticarci perché siamo qui. Dobbiamo scappare. Oh, una porta! È aperta! C'è un'altra porta lì! Oh, fa paura, non so se ci voglio andare lì. Glent, di cosa hai paura? Prendi e sali con le mani, no? Sul serio, Sirioga? Cosa stai facendo? Mi sembra aver toccato un pulsante lì, Glent. Schiaccialo! La porta si è aperta! Entra! Oh,
Glent, entra! Oh, guarda un po' qui, una specie di centrale elettrica, accidenti, bello, tutte manopole, pulsanti. Guarda, qualcuno ha lasciato un panino qui. Quindi qualcuno è stato qui e potrebbe tornare molto presto. Dobbiamo uscire subito da qui. Beh, vedo la porta, ma è sotto tensione. E come fai a sapere che è sotto tensione? Ora lo controlliamo. Guarda, è bello arrostito. Gustoso? Che buono. Ok, il filo è sotto tensione, ma dobbiamo trovare un modo per spegnerlo in qualche modo. Proviamo a trovare qualcosa. Accidenti, non aiuta niente. Guarda, mi sembra aver trovato qualcosa. Oh, questo ci aiuterà sicuramente. Faremo un cortocircuito adesso e il filo stesso si spegnerà. Cool. Allora, Siroga, spostati. In nessun caso ripetete la stessa cosa a casa. Realizzato da professionisti. Quindi, Nero, secondo me qui, dunque, vediamo. Va bene, tutto bene? Ora resta solo il rosso da collegare. Oh, quindi ha funzionato? Non so. Guarda cosa non abbiamo visto. È un amperometro! Ora controlliamo se ce l'abbiamo fatta o no. Se la freccia è zero, allora tutto ha funzionato. È fermo sullo zero, significa che non c'è più elettricità qui. Possiamo andare avanti? Andiamo, Siroga! È una lavanderia? Esatto, la lavanderia! Che c'è qua? Oh! Accidenti! Queste sono alcune lenzuola dei criminali! Ah, puzzano! Un'altra lavatrice! Qui ci sono delle camicie, probabilmente dei direttori! Per gli appuntamenti! Sì, romantici, insomma! Dei pantaloni! Non vuoi vestirti normalmente? No, sono puzzolenti! Allora cosa c'è? Cosa c'è? Il gilet della polizia? No, posalo, buttalo! Bene, tutto qua, nient'altro! Oh, una nuova lavatrice! Possiamo gettare le cose da lavare? Buona idea! Forse ci accorceranno la pena se ci prenderanno! Dai! Dai, basta. Ok, e... Ah, funziona. Ok, accidenti. In realtà stiamo scappando dalla prigione, griglia. Non me ne sono accorto subito, ma come al solito ho chiuso. Qualche idea? Forse ci sono sostanze chimiche da qualche parte con cui possiamo dissolvere la griglia, polveri, un po' di acetone. Non visibile. Oh, c'è un getto di vapore. No, il vapore non può gestire la griglia. Oh, riguardo alla scopa mi è venuta un'idea. Dai. Guarda, l'ho visto nei film quando una leva viene fatta da una scopa e la griglia viene piegata. Capisci? Cosa ci vuole per questo? Rompere la scopa a metà e un vestito bagnato. Oh. Hai rivisto i film di Jackie Chan allora? Sì. È incredibile, il colpo perfetto. Vladi, dammi uno straccio bagnato. Ok, adesso spengo. Bagnato. I pantaloni sono lavati. Ora guarda, infiliamo i pantaloni attraverso le sbarre. Non ho mai visto una cosa del genere. Leghiamo il bastone. Ragazzi, ecco un altro vantaggio guardare i film. Se vai in prigione puoi usare qualche trucco. Ragazzi, scrivete il vostro film preferito nei commenti. Quando vorrò vedere qualcosa userò sicuramente i commenti sotto al video. Follia, Kabikov! Ha piegato l'intera griglia. La fisica è un argomento. Amico, hai distrutto tutto! Prego! Andiamo! Oh, cos'è questo? Sembrerebbe proprio la mensa! Siroga, guarda! Tutti i tipi di tavoli, cibo, pulsante! Fermo! Guarda quante cose da mangiare! Vuoi il pane? Dai! Ok, per ora vado a vedere cos'altro c'è qui dentro, così. Ci sono due tavoli dove possiamo mangiare. Questo che cos'è? È una specie di porta. Certo, non si apre, ovviamente. Perché? Conduttore! Probabilmente non c'è corrente nella porta e quindi la lampadina non si accende. Beh, Glent, ho studiato questo a scuola. Per ottenere l'elettricità abbiamo bisogno di limone oppure patate. Allora, non vedo qui limoni. Patate! Le patate sono lì. Allora infilerei dei fili nelle patate? No, certo, Glent, abbiamo bisogno ancora di perni di ferro. Ok, va bene, andiamo a cercarli. Perni di ferro. Giudicare dal fatto che questo meccanismo è molto complesso, mi sembra che qualcosa di simile possa essere trovato qui. Yoga! Questi vanno bene? Sì, andranno bene. Ok, ecco, due perni di ferro. Non so cosa ha inventato Siroga, vediamo. Allora, penso che abbiamo bisogno di fili più lunghi. Siroga! Allora, penso dovrebbe bastare così. Cosa fare? Tieni i fili. Ok. Prendiamo una patata grande, inseriamo questo qui. Ecco, così. Soprattutto, amici, non ripetete in alcun modo questo a casa. Quindi ora un filo qui e il secondo qui. E la lampadina dovrebbe accendersi. Bene, posso collegarmi? Sì. Uno, due, tre.
Evviva, ha funzionato! Metti mi piace se non sapevi che puoi trasmettere elettricità con le patate. Ok, bene, non abbiamo più bisogno di elettricità. Allora, andiamo avanti. Lente, ci sono alcune cose taglienti qui. Wow, sono ghigliottine. Dobbiamo calcolare il tempo. Che follia, si roga. Bene, se ce l'ha fatta lui, ce la farò anch'io. Capico. È un carro armato? Follia, che ci fa qui in prigione? Forse questa è una base militare. Perché non ha il cannone? Potrebbe essere questo il cannone. Esattamente. Oh, mettiamo il cannone, lo carichiamo e proviamo a sfondare il muro. Dobbiamo controllare se funziona. Mettiamolo allora. Oh, ci sono degli strumenti. Prendo la chiave. Ok, forza quindi. Si tiene. Sembra che l'abbiamo installato. Aspetta, serve una chiave più piccola. Ecco, sembra pronto il cannone. Molto forte. Mi sistemerò e tu inserisci le munizioni. Eccole. Beh, sono di cartone ma sono cartucce. Carico, pronto? Sì. Ecco, sto spingendo e... Bene, caricato. Ecco la seconda carica. Tutto Kabikov, munizioni inserite. Sì, lo accendo. Vai, spara. Uno, due, tre, fuoco. Non funziona. Follia. Aspetta, gli indicatori indicano che la benzina è al minimo. Quindi ecco il contenitore, anche... Ecco. Puzza di gasolio. Fai il pieno. Vado. Allora, il serbatoio del gasolio. Riempio. Ok. Per una miccia dovrebbe essere sufficiente. Kabikov, accendi il motore. Oh, oh, sì, si è acceso. Follia. Nascondati, ora sparo. Spara, starò in un'altra stanza. Dai, uno, due... Le orecchie fischiano, cos'era? Un buco nel muro! Ha funzionato! Kabikov, bene, forza! Dal serbatoio sparato al muro! Corri, corri, andiamo! Oh, cosa? Ci sono delle asce! Non ci vado! Bene, proprio nelle missioni, quando devi cronometrare e passare rapidamente prima che l'ascia scenda. Oh, tagliato. Beh, penso che non ci sia nulla di complicato in questo. Inizio? Dai. Allora, asce. Ok, batte. Su, giù. Due secondi. Su, giù. E... Sono andato, sono andato, andato, andato! C'è un'altra ascia! Kabikov! Kabikov! Vai, 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 vai! Forza, 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 forza! Ok, vai, sono vai. Andato! Era pericoloso! Dove siamo arrivati? Oh, è una palestra! Oh, qui puoi pompare un po'! Impossibile da sollevare! Per questo bisogna essere un vero pompato! Oh. E se in due? Ragazzi! Sirioga! Civo, Vegeto! C'è anche Glenn! Glenn! Ghiottina! Glenn! Glentino, forza, forza, Glentino, corri, 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 corri! Accidenti, avete fatto un'escursione, era pericoloso! Pensa, avevamo un carro armato, avevamo mani meccaniche! Cosa avevate voi? Sì, noi avevamo una patata elettrica. Ah, ok, cosa facciamo, ragazzi? Dove siamo finiti, è sicuro? Una sbarra, bene, facciamo gara di trazioni? Dai! Dai, ora ti mostrerò come tirarti su. Quanto? Come hai fatto, Sirioga? Pesa una tonnellata! Sì? Ok, Sirioga è una potenza. E quante volte ti tiri su? 5 volte. 5 volte? Iscritti, quante volte ci riuscite voi? Scrivetelo nei commenti. Io penso 15 volte più o meno. No, sono intorno a 12. Bene, posso non rispondere? Puoi non rispondere, ok. E tu, abbonato, rispondi nei commenti. Ok, ragazzi, dove siamo? Vedo aria fresca, ci sono uccelli che volano. Libertà? Allora, ragazzi, vedo la porta qui. Nessuna possibilità. Oh, buttiamo giù la porta con il bilanciere. Accidenti, è pesante. Sirioga, prova tu. In che senso pesante? È facile. Beh, prova allora. No, non esce. Insomma, devi in qualche modo scuoterlo molto. Prova a colpire bene. Frittella. Oh, ragazzi, che cos'è? Il quadro elettrico. Accidenti, Glenn, stai attento però. Potremmo rimanere intrappolati qui a causa tua. Ora qui organizzerai un diluvio, un incendio. Le pareti inizieranno a restringersi. L'ho fatto tante volte. Ok, va bene, fammi provare una cosa. Cos'hai fatto? Sembra che tutto vada ragazzi, bene. Ragazzi, le porte si sono aperte. Com'è possibile? Se il computer non funziona, devi colpirlo bene come si deve. Vero? Ragazzi, beh, guardate cos'è. Questa è una gigantesca sala concerti. Andiamo a studiarla. Oh, accidenti, questo è un posto davvero da follia, ragazzi. Ci sono anche delle panchine. Microfono. Ciao a tutti. Wow, voglio eseguire una performance. Glenn Kabikov, Glenn Vlada 4, Glenn Kabikov.
Accidenti, fantastico, l'acustica è buona. Oh, ho sempre sognato di suonare la chitarra. Clentino, dai. Meteo mi piace. Ragazzi, mettete l'autotune. Meteo mi piace. Oh, bene. Oh, guarda come suono. Oh, Silvia, vai lì a imparare, vai a esercitarti. Fuori dai piedi. Accidenti, beh, acustica, guarda che casse spaziali. Oh, ragazzi, un pianoforte. Vai. Oh, così stiloso. Poi cosa succede? Siryuga, hai messo fuori combattimento la guardia? In qualche modo ha reagito bruscamente. Ragazzi, ora ne manderanno altre. Facciamo una rapida barricata alla porta. Tutto quello che troviamo, tenete gli altoparlanti. Vlad, non ce la faccio, aiutami. Vai. Ragazzi, prendete il pianino. Tranquillo, 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 aiuto. Ragazzi, la porta. Questo è quello il modo di uscire. Non c'è altro modo, andiamo. Veloci, andiamo. Una stanza vuota? Ragazzi, non c'è niente! Ma che scherzo è? Ok, non è così. Sembra un vicolo cieco. No, cercate una via d'uscita. Ragazzi, ascoltate, questo muro è vuoto, c'è qualcosa dietro. Ecco. Questa è una stanza segreta. Ragazzi, è molto simile alla sala di controllo. Sembra un punto per gestire tutto. Sai com'è? Per guardare gli aerei volare. Kabikov, aiutami. Sforza, sali qui. Forza. Ragazzi, vediamo cosa c'è qui. Ok, c'è un computer. Questo è il punto di controllo dell'intera prigione. Vlad, il prigioniero che dobbiamo liberare. Ah, oh, esatto, il numero della stanza? 31. Così. Bene, l'ho aperto. Bella, ragazzi, arrivederci. Ehi, amico, vieni a prenderci. Non va bene così, però. Cos'altro c'è? Ci sono ventose. Queste ventose possono incollarsi al vetro e lo tiriamo fuori. Ce la fai? C'è un elicottero, ragazzi, questa è follia. Possiamo andarci in elicottero. Così? La sentite? Aria fresca di libertà. C'è un materasso su cui possiamo saltare. Bene, ragazzi, sono il primo a liberarmi. Dai. Opa. Dai, stai bene? Glentino. Yoga? Allora, siete tutti intatti? Sì. Ragazzi, veloci sull'elicottero. Ragazzi, questo è un vero elicottero. Chi lo sa guidare? Io so come. Quindi l'autista da questa parte? E beh, io in un certo senso so controllare un elicottero, ok? Interruttore a manetta? Bene, indicatori a norma? Bene, ragazzi, il motore è acceso. Ok, siamo liberi. Siamo usciti da un'altra prigione, ragazzi. Mi congratulo con voi.